Alla fine della prima guerra mondiale si era dovuto attendere diversi mesi perché venisse costituita la Società delle Nazioni, creata per mantenere la pace dopo i tragici anni del conflitto e per difendere l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di ogni Stato membro. Ed era passato più di un anno nel momento in cui la società si riunì a Londra nel gennaio del 1920. Con la Seconda Guerra Mondiale, al contrario, la conferenza che avrebbe costituito le Nazioni Unite prendeva l'avvio il 25 aprile del 1945, il giorno della liberazione italiana dal nazifascismo, 2 settimane prima che la Germania si arrendesse senza condizioni agli eserciti anglo-americano e sovietico. La Carta delle Nazioni Unite venne approvata 2 mesi dopo, quando ancora il Giappone non si era arreso ed entrò in funzione con la ratifica della maggioranza dei membri il 24 ottobre. In realtà, fin dal 1941, con la dichiarazione interalleata prima e con la Carta Atlantica poi, si era messo in moto il meccanismo che nel 1943, con le conferenze di Mosca e di Teheran, aveva deciso di creare una nuova organizzazione internazionale per il mantenimento della pace e della sicurezza. Se nel 1914 la guerra aveva sorpreso le cancellerie, ognuna convinta di poter rinviare il conflitto o di trarre vantaggio da una sua rapida conclusione, nel 1919-20 lo shock provocato era ancora così profondo da impedire una rapida e coerente costruzione di un nuovo ordine internazionale. Il risultato sarebbe stato, come ormai da tempo si è abituata a chiamarla, la guerra civile europea dei 30 anni. Nel corso dei primi anni 40 era stato soprattutto il presidente Roosevelt a impegnarsi nella fondazione delle Nazioni Unite. Ben prima che gli Stati Uniti entrassero in guerra, nel gennaio del 41, Roosevelt aveva indicato le 4 libertà attorno a cui pensare un mondo futuro pacificato e sicuro, riassumendo con grande efficacia quelli che quasi 8 anni dopo sarebbero diventati i 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: la libertà di parola, la libertà religiosa, la libertà dal bisogno e la libertà dalla paura. La transizione più profonda e duratura che emerge con forza nel 1945, per quanto venga presto messa in discussione e appaia viziata da limiti storici e politici insuperabili, è proprio quella delle Nazioni Unite. La scelta di indebolire e controllare, almeno in via di principio, il criterio della sovranità nazionale come guida e faro nelle relazioni internazionali, attribuendo a un nuovo organismo, sia pure limitato dal diritto di veto all'interno del Consiglio di sicurezza, la possibilità di compiere scelte in nome dell'interesse comune, e cioè della pace e del rispetto dei valori incardinati nella Carta delle Nazioni Unite, ha modificato permanentemente in profondità i rapporti tra Stati e popoli, tra governi e nazioni. Lungi dal diventare quella sorta di governo mondiale auspicato da molti, le Nazioni Unite hanno costituito il terreno istituzionale e giuridico entro cui trovare soluzioni di equilibrio e di superamento per ogni nuova crisi internazionale. Il fallimento ripetuto, scusate, di cui in molte occasioni il Palazzo di Vetro di New York ha dato prova nel corso dei decenni, non può far dimenticare la garanzia che esso ha potuto dare perché nessuna di quelle crisi sfuggesse completamente al controllo e creasse una situazione analoga a quella che aveva dominato i rapporti internazionali tra le due guerre. La transizione verso il sistema delle Nazioni Unite, che trova nel 1945 la sua realizzazione, è una transizione che si sviluppa con crescente profondità negli anni successivi e le cui accelerazioni e firmate si intrecciano con le dinamiche che segnano le numerose transazioni che prendono la via in quel periodo. È sempre nel 1945, come risposta alla fine della guerra, ma anche come risposta all'andamento della guerra e alle sue caratteristiche nelle diverse aree di conflitto, che prende la via una transizione multipla a carattere geopolitico, che non appare immediatamente chiara nei suoi sviluppi, ma che nel giro di 3-4 anni si manifesterà in modo ormai definitivo e compiuto. La convinzione espressa da Stalin che le grandi potenze avrebbero dovuto e potuto imporre il proprio sistema politico e sociale fin dove sarebbero arrivati i propri eserciti, e che venne brutalmente riassunta nell'accordo sulle percentuali stilato da Churchill e Stalin nell'ottobre del 1944, si concretizzò in forme e tempi che nessuno prevedeva così rapido e pieno al momento delle conferenze di Yalta e di Potsdam. La divisione dell'Europa, infatti,
si sviluppò sull'arco dell'avanzata degli eserciti alleati da est e da ovest e si caratterizzò non soltanto per la natura sociopolitica dei regimi che vennero favoriti o imposti in ogni paese, ma per l'eredità stessa lasciata dalla guerra. La transizione alla democrazia, e cioè la possibilità di libere elezioni, era stata sottoscritta a Yalta dai tre grandi, ma ancor prima della fine del conflitto Stalin aveva imposto in Polonia una brutale repressione dei membri dell'esercito nazionale e un reclutamento massiccio nelle file del Partito Polacco dei Lavoratori. Il processo che ebbe luogo nel giugno del 1945 a Mosca contro 16 dirigenti del governo polacco di Londra e dell'Arma Krajowa venne rubricato a Washington e Londra come un evento minore da dimenticare e di fatto segnò la quiescenza occidentale alla progressiva conquista sovietica dell'Europa orientale. Il campo socialista costruito dall'URSS sull'area di influenza che le era stata attribuita a Yalta non ha le caratteristiche di democrazia e di controllo previste in quella conferenza. È invece rigidamente ordinata sul modello sovietico, integrato in modo subordinato all'economia russa, sottoposto politicamente e militarmente a una gerarchia stabilita a Mosca. La scelta di riprodurre integralmente in Europa orientale una struttura statale e sociale totalitaria sembra a Stalin l'unica garanzia di sicurezza possibile, che non debba contare su altro che la propria forza. Il mantenimento e il rafforzamento degli apparati repressivi e coercitivi si presenta come garanzia interna della sicurezza cercata sul piano internazionale. Il clima da fortezza assediata, accentuato dalla paura atomica, è quello che serve a Stalin per mobilitare la popolazione attorno a una politica che è sostanzialmente difensiva nei confronti del blocco occidentale, ma drasticamente autoritaria nel procedere alla normalizzazione del proprio campo. Se la politica di deportazione e migrazione forzata, che aveva colpito soprattutto i tedeschi, ma anche i polacchi, gli slovacchi e altri gruppi, aveva drasticamente ridotto la percentuale delle minoranze che vivevano all'interno di ogni paese, la serie di grandi epurazioni e purghe contro fascisti, criminali di guerra, collaborazionisti, si intrecciò con quella contro i parassiti sociali del vecchio ordine o i sabotatori dell'ordine socialista, diventando strumento potente e fondamentale di una trasformazione sociale ed economica che puntava all'eliminazione progressiva dei partiti politici e all'inglobamento all'interno dei partiti comunisti delle forze popolari. I governi di coalizione guidati dai comunisti si trasformarono rapidamente in governi monopartito. Con un andamento analogo in tutti i paesi che si sono liberati dal nazismo grazie all'intervento decisivo dell'Armata Rossa, i partiti non comunisti, contadini, socialdemocratici, cattolici, vengono neutralizzati, costretti a fondersi con i comunisti opposti fuori legge. I fronti democratici restano per qualche tempo una facciata, dietro la quale, tra il 1947 e il 1948, si completa la sovietizzazione dei regimi di democrazia popolare. La Cecoslovacchia è l'ultimo paese a essere normalizzato, con una manovra istituzionale che, tra febbraio e marzo del 1948, pur rispettando formalmente la legalità, si presenta in realtà come un vero colpo di Stato. La morte sospetta del ministro degli esteri Jan Masaryk, volato dalla finestra del suo ministero e ufficialmente suicidatosi, e le dimissioni del presidente della Repubblica Beneš dopo le elezioni su lista unica che danno la maggioranza ai comunisti segnano la fine della Cecoslovacchia democratica. I timori che accompagnarono il colpo di Stato di Praga furono presto accantonati di fronte allo scontro che contrappose direttamente a Berlino il blocco occidentale e quello sovietico. La divisione della Germania e l'isolamento cui venne sottoposto Berlino per quasi un anno costituirono l'esempio di quei grandi e terribili passi che in circa due anni aveva compiuto la Guerra Fredda. La politica americana di pace e prosperità presupponeva di estendere l'influenza americana su scala globale e di combattere l'instabilità economica non solo con l'aiuto finanziario e l'invasione massiccia di merci americane, ma con un controllo politico indiretto e tuttavia fermo. Espandere i mercati faceva tutt'uno con la necessità di bloccare l'espansionismo comunista
identificato ben presto come il nuovo totalitarismo da combattere dopo quello nazista. Questioni geopolitiche ed economiche erano ben presenti agli strateghi americani e sovietici, ma furono i temi ideologici che acquistarono un peso sempre più rilevante. L'inossidabile anticapitalismo dei sovietici, così come il rinascente anticomunismo degli americani, avevano radici antiche e profonde. La ricerca di una legittimazione mondiale spingeva ad accentuare la propria identità ideologica e a rivestire con essa ogni atto motivato da più concreti interessi economici o di natura politica. La richiesta di garanzie di sicurezza avanzata dall'URSS e riconosciuta già durante la guerra dalle divisioni in sfere di influenza era destinata a concludersi con una completa sovietizzazione di quelli che, nell'intenzione occidentale, dovevano rimanere stati cuscinetto o paesi alleati o neutrali. Ma esisteva allora un pericolo reale di espansionismo, come aveva suggerito il lungo telegramma di Kennan e come era stato poi accettato da Truman e dal Dipartimento di Stato? Pensare che il legame di sudditanza con Mosca dei partiti comunisti potesse costituire un complotto internazionale preparato dall'URSS per dominare il mondo era travisare la realtà di una ferma presa di Stalin su paesi vicini fino a renderli veri e propri satelliti e della sua capacità di approfittare in qualsiasi occasione per allargare la propria influenza. Ma non si trattava certo di una minaccia espansionista e certamente non in Europa. Lo stesso Kennan nel 1956 avrebbe del resto confessato: l'immagine di una Russia stalinista pronta e bramosa di attaccare l'Occidente e scoraggiata solo dal nostro possesso di armi atomiche fu largamente una creazione dell'immaginazione occidentale. Una transizione inattesa e carica di conseguenze di lungo periodo fu quella che accompagnò la sconfitta dell'impero giapponese in Asia. In Cina, il paese che aveva maggiormente sofferto e fin dal 1937 la violenza nipponica, al momento della resa giapponese le forze nazionaliste di Chiang Kai-shek ammontavano a 4 milioni di uomini contro il milione di uomini appartenenti all'esercito comunista. Tanto gli USA che l'URSS suggerirono di mantenere in vita la coalizione che, sotto la guida del Kuomintang, aveva combattuto contro i giapponesi. Nell'estate del 1946, mentre le due superpotenze iniziano a imboccare la strada della guerra fredda, esplode in Cina la guerra civile, con le armate di Chiang che controllano il sud del paese e quelle di Mao che dominano le campagne del nord. Il progressivo aiuto dell'URSS, che è intervenuta in Manciuria nelle ultime settimane di guerra, ma soprattutto il radicamento popolare e la capacità tattica sul piano militare, spostano a favore dei comunisti l'andamento del conflitto. La diffusa corruzione e incompetenza economica del governo nazionalista, che viene travolto da un'inflazione galoppante, si accompagna a una presenza violenta e arrogante dell'esercito che aliena progressivamente le simpatie della popolazione. Dal gennaio al settembre del 1949 le forze comuniste conquistarono regione dopo regione l'intera Cina e il 1 ottobre veniva proclamata la nascita della Repubblica Popolare di Cina. Non è solamente la vittoria della rivoluzione comunista nel più popoloso paese del mondo. La Cina ha all'epoca 500 milioni di abitanti, il triplo degli Stati Uniti, a segnare in modo incontrovertibile una transizione del tutto inattesa. Stalin aveva spinto Mao a mantenere intatta l'alleanza con Chiang, mentre gli USA si erano progressivamente raffreddati con quest'ultimo, pur non immaginando la profondità e rapidità della sconfitta che lo avrebbero isolato a Taiwan. Adesso, a partire da Stalin, le due superpotenze sono costrette a ridefinire la loro politica asiatica, la cui importanza crescerà sempre più, prendendo spesso il centro della scena appartenuto fino all'anno prima all'Europa. Non saranno solo le vicende che porteranno assai presto allo scoppio della guerra di Corea, la lunga parentesi di un conflitto molto caldo all'interno della guerra fredda, o al radicarsi della divisione territoriale in Indocina grazie alla presenza coloniale francese, a costituire l'aspetto prevalente della transizione che prende l'avvio in Asia nel 1945. A esse infatti
vanno aggiunte quelle prime e tumultuose sconfitte del dominio coloniale che avrebbero cambiato per sempre la storia del continente. In Indonesia era stata proprio l'occupazione giapponese a rafforzare i sentimenti anticoloniali, permettendo l'uso della lingua e il rafforzarsi dei due principali partiti politici. La dichiarazione di indipendenza fatta da Sukarno all'indomani della resa giapponese e la successiva lotta di resistenza contro il tentato ritorno del colonialismo olandese appoggiato dalle truppe britanniche aveva reso evidente come non vi fosse ovunque una diffusa simbiosi tra l'ideologia comunista e la lotta per l'indipendenza nazionale, come era invece avvenuto in Indocina. Che l'unico passaggio pacifico all'indipendenza fosse quello registrato nelle Filippine segnalava con forza come anche all'interno del campo occidentale vi fosse una visione tutt'altro che omogenea, in cui gli Stati Uniti costituivano un punto di riferimento che trovava però una saldatura con gli atteggiamenti britannico, francese e olandese soltanto in funzione della battaglia anticomunista che per Washington costituiva il criterio di fondo della propria battaglia. La sconfitta più clamorosa del colonialismo britannico, pur se avvenuta consapevolmente, in parte intenzionalmente, fu naturalmente l'indipendenza che India e Pakistan raggiunsero il 15 e 16 agosto del 1947, in un modo inaspettato per tutti i maggiori protagonisti della storia di quella regione. Il dominio britannico in India non era mai stato fine a se stesso, ma come mezzo per assicurare interessi commerciali e militari, anche se con il 1945 il rapporto costi-benefici, fino ad allora favorevole per Londra, era mutato drammaticamente. La vittoria laburista nelle elezioni del dopoguerra permise così che posizioni ideali e interessi nazionali si saldassero nello spingere a un rapido trasferimento dei poteri prima che una ribellione nazionalista diventasse incontrollabile. La partizione dell'India, con la costruzione in poco più di 2 mesi e mezzo di 2 stati indipendenti, uno dei quali diviso in 2 territori distanti migliaia di chilometri, segnò l'inizio di una nuova epoca per l'Asia, in cui i conflitti regionali tra India e Pakistan, tra Cina e India, solo in minima parte si adattarono alle dinamiche della guerra fredda, ma piuttosto contribuirono a modificarle. In un'area regionale assai più circoscritta, in Medio Oriente, gli inglesi cercarono di replicare una soluzione che a loro avviso poteva risolvere al tempo stesso il problema dell'eredità imperiale, di un conflitto regionale in atto e delle esigenze della guerra fredda. L'annuncio britannico del ritiro dalla Palestina, l'approvazione da parte della maggioranza delle Nazioni Unite della divisione in 2 stati, la dichiarazione di indipendenza di Israele e la guerra di 5 stati arabi per impedirlo, vide stranamente in funzione una momentanea alleanza tra le 2 superpotenze USA e URSS. Anche in Medio Oriente, tuttavia, in modo più accentuato che in Asia, furono le nuove caratteristiche della transizione che prese piede tra il 45 e il 47 a prevalere e a influenzare i comportamenti delle superpotenze in quella regione, divenendo così un elemento nuovo e aggiuntivo all'interno della logica della guerra fredda. L'intera area medio orientale, del resto, conobbe nel decennio successivo alla fine della guerra mondiale una dinamica in cui lotte dinastiche e conflitti etnici, interessi economici e petroliferi, ideologie nazionaliste e declinazioni contrapposte della religione islamica si intrecciavano con gli obiettivi geopolitici delle grandi potenze. A 10 anni esatti dalla fine della guerra, la conferenza di Bandung dell'aprile 1955 segnava la determinazione a portare avanti con intensità e rapidità il processo di decolonizzazione in Asia e Africa e la costruzione e il rafforzamento di un campo autonomo capace di rendere meno pericoloso il conflitto tra i blocchi e di rappresentare un'alternativa politica internazionale soprattutto per i paesi di nuova indipendenza al ricatto di dover scegliere una o l'altra delle grandi potenze. La guerra fredda per questi paesi non è solo una minaccia, ma l'opportunità per un'azione politica autonoma in più ampi spazi di manovra. È proprio a partire dalla conferenza di Bandung che l'attenzione di Stati Uniti e Unione Sovietica nei confronti dei paesi decolonizzati diventa più assidua, che il Terzo Mondo, come viene indicato nel 1952 dal giornalista francese Alfred Sauvy,
diventa il terreno privilegiato di confronto e competizione tra i blocchi e che si dà meno per scontato che la scelta di campo debba coinvolgere l'accettazione del modello economico e politico dell'Occidente o del socialismo. Vista in una prospettiva comparata e complessiva, la transizione di maggior rilievo che prende avvia con il 1945, ma che inizia addirittura nel corso della guerra, è quindi certamente quella della decolonizzazione, anche se si tratterà di un processo particolarmente lungo, che si svilupperà a ondate e si trasformerà a lungo in un processo senza soluzioni di continuità. Se tra il 1945 e il 1960 oltre 40 paesi con una popolazione di oltre 800 milioni, più di un quarto degli abitanti del globo, si ribellarono al colonialismo e conquistarono l'indipendenza, come ebbe a scrivere nel 1973 Godfrey Barrako, il mutamento della posizione dei popoli di Asia e Africa e delle loro relazioni con l'Europa fu il segno più chiaro dell'avvento di una nuova era, e quando la storia della prima metà del XX secolo sarà scritta in una più lunga prospettiva, una storia che per la maggior parte degli storici è ancora dominata dalle guerre europee e da problemi e dal nazismo, da Mussolini, Hitler e Stalin, non vi è alcun dubbio che nessun tema risulterà di più grande importanza della rivolta contro l'Occidente. Le sconfitte subite da Gran Bretagna, Francia e Olanda in Asia ad opera del Giappone già tra il 1941 e il 1945 avevano rafforzato la battaglia anticoloniale, che in forme diverse si era poi sviluppata dalla fine della guerra, permettendo ai movimenti nazionali di Asia e Africa di svilupparsi gradualmente in un più generale movimento di rivolta contro l'Occidente, in quel rifiuto del dominio occidentale che proprio alla conferenza afroasiatica di Bandung aveva trovato espressione. In quell'occasione uno degli organizzatori, Jawaharlal Nehru, aveva ricordato il nuovo dinamismo che si era sviluppato nell'ultimo mezzo secolo nei due continenti e, malgrado il pessimismo che ancora dominava in Europa sulle possibilità che l'Africa seguisse rapidamente la strada aperta dall'Asia, fu subito chiaro dopo la guerra per Suez del 1956 che l'età coloniale era terminata e che le potenze europee dovevano affrettare, sotto le pressioni tanto esterne che interne, di liberarsi dal peso delle colonie che erano ormai divenute uno svantaggio e un inconveniente più che una risorsa. Nel secondo dopoguerra, accanto alla leadership emersa dalle borghesie nazionali che avrebbe preso la testa dei movimenti anticoloniali, si sviluppa un'organizzazione di massa che trova seguaci soprattutto nelle campagne e nelle fabbriche e che costituirà l'elemento nuovo e vincente di questa terza fase, come è stata chiamata, della battaglia anticoloniale. Se all'epoca quello che verrà sottolineato maggiormente fu l'educazione occidentale delle nuove élite anticoloniali, con il tempo apparve chiaro che le radici del nazionalismo africano-asiatico erano largamente indigene e che la rivoluzione nella posizione relativa di Asia e Africa nel mondo aveva costituito uno strappo fondamentale nuovo nello sviluppo della storia globale. La fine della guerra fredda e dell'esperienza comunista in Europa orientale e in Unione Sovietica aveva favorito negli anni 90 una rivisitazione dell'immediato dopoguerra non più focalizzata solamente sulle responsabilità reciproche che le due superpotenze avevano avuto nello scatenare la guerra fredda e aveva permesso soprattutto di assumere la storia dell'Europa orientale come parte integrante, ancorché drammaticamente divisa, della storia europea. Da una visione della storia del dopoguerra prevalentemente nazionale e divisa per paesi o inserita all'interno della storia della guerra fredda e dei due singoli blocchi, si poteva passare a una storia di carattere più universale e globale, in cui le stesse vicende europee perdevano la loro centralità rispetto alle dinamiche di transizione che avevano riguardato le altre parti del mondo. Il nuovo approccio che si impone dagli anni 90 e che con ulteriori specificazioni prosegue e si affina nel XXI secolo vede nella transizione che parte nel 1945 il prevalere di quegli elementi universalistici che erano sorti dalla consapevolezza della barbarie in cui il nazismo e il fascismo avevano gettato il mondo intero. Erano valori che andavano ben oltre il ripristino della legalità precedente, ma che fondavano una nuova cultura dei diritti
che si poneva per la prima volta nella storia obiettivi e valori realmente universali. All'interno di questa transizione, che era un insieme di transizioni di valori ma anche di strumenti politici nuovi, primo fra tutto le Nazioni Unite, l'elemento più profondamente contraddittorio era rappresentato dalla sopravvivenza del colonialismo, in contrasto esplicito con i valori espressi in modo originale e coerente dalla Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. È solo grazie alla transizione geopolitica che prevale nel breve periodo, quella della Guerra Fredda e delle due sfere di influenza, che la questione coloniale venne in parte congelata per almeno un decennio, anche se fin da subito ebbe inizio quello smantellamento incisivo e profondo dei suoi presupposti, delle sue dinamiche e della sua ragion d'essere. La transizione universale dei diritti perde quasi subito con la Guerra Fredda la sua portata dirompente e innovativa, adeguandosi ai nuovi criteri di realpolitik imposti da Washington e Mosca, mentre la transizione verso la decolonizzazione conosce un percorso accidentato e poco lineare che altererà nel giro di pochi anni l'andamento della Guerra Fredda, pur lasciandone apparentemente inalterata la struttura fondamentale. Sarà solo con l'affacciarsi della globalizzazione, che si impone nell'ultimo decennio del Novecento sull'onda di trasformazioni di lungo periodo, tecnologiche, finanziarie, sociali, che possono concretizzarsi con facilità solo nel nuovo contesto geopolitico della fine della Guerra Fredda, che l'universalismo della cultura dei diritti e l'affermarsi autonoma e indipendente degli stati ex coloniali sembrano ritrovare una nuova spinta e un nuovo slancio, anche se questo aprirà inevitabilmente verso una nuova fase storica di cui stiamo cercando con difficoltà di scorgere le caratteristiche e gli aspetti costitutivi. La transizione del dopoguerra, che è stata così a lungo al centro dell'attenzione degli storici, la transizione della Guerra Fredda, ci sembra oggi quasi una parentesi, per quanto lunga e incisiva, che non è più capace di trovare al suo interno il criterio esplicativo e interpretativo per comprendere il Novecento nel suo insieme. La cesura rappresentata dal 1945 aveva segnato la vittoria dell'universalismo illuminista che si poteva vedere incarnata in modo contraddittorio e ideologico tanto nel blocco occidentale che in quello comunista, tanto nella costruzione europea dello Stato sociale quanto nell'ambigua realtà degli stati emersi dalla colonizzazione. Come ha scritto Charles Myers alcuni anni fa in una lettura che tenne al Mulino, la globalizzazione conferisce una nuova urgenza alla seconda lettura del XX secolo. Possiamo continuare a leggere Se questo è un uomo di Primo Levi, ma dobbiamo anche rileggere Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Grazie.